Salve, oggi vi propongo spaghettoni con cozze e zafferano. Lo zafferano che userò è uno zafferano della ditta San Nicola di Materica, è uno zafferano lavorato a mano in pistilli e questa è la dose per 4 persone. Oltre allo zafferano userò un pochino di pecorino romano, proprio poco, un cucchiaino, forse due, uno spicchio d'aglio, olio e vino per sfumare le cozze e userò il verdicchio di matica. E adesso vediamo come si fa. Mettiamo una bella padella larga, ci mettiamo un filo d'olio e l'aglio. Lo facciamo andare per qualche minutino in modo che l'olio prenda l'aroma dell'aglio, ma non troppo, poi lo togliamo. Togliamo l'aglio. Le cozze. Per sfumarle mettiamo un gocciottino di vino e le faremo aprire. Quando le cozze si saranno aperte le sgusciamo, le togliamo dal guscio e lasceremo qualcuna per decorare il piatto. Una volta sgusciate le cozze, prenderò un mestolo di liquido che metterò in una tazza. Ecco, un pochino così. E qui metterò a bagno i pistilli dello zafferano in modo che rilasciano il sapore e il colore. Il liquido non deve essere bollente, ma nell'operazione di sgusciare le cozze sicuramente il liquido si sarà raffreddato e permetterà allo zafferano di lasciare tutto il suo aroma. Lo lasceremo in ammollo per almeno 45 minuti. Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata e la scoleremo qualche minuto prima della fine cottura in modo che la pasta continui a cuocere nel suo condimento. A questo punto aggiungiamo anche il liquido con lo zafferano e facciamo finire di cuocere la pasta e di farla assorbire tutto il liquido. Quando il liquido si sarà rappreso, spengiamo i fornelli, aggiungiamo 2 cucchiaini di pecorino, giriamo la pasta, la mantichiamo un pochettino così. E la pasta è pronta. La pasta è servita, buon appetito!